Minuti finali di Young Boys Inter, stanno ancora sullo 0-0, siamo all'86esimo, sta quasi per finire, ci sarà il recupero. Prima che mi dimentico, devo dire che nel video di Inter-Roma non ho affermato che poteva starci il rosso su Cristante, mi sono dimenticato perché ero in presa diretta e quindi a volte certe dinamiche delle partite, insomma, non te le ricordi tutte, no? E quindi oggi voglio subito dire che tra due espulsioni, come minimo una era sicura ai danni dello Young Boys, perché nel primo tempo c'è stato una pizza in testa, un cazzotto in testa ai danni di Dumfries. Quello è un fallo di reazione e va punito con il rosso, secondo me. Vabbè, comunque non l'ha dato, ma il rosso, il secondo giallo che diventava rosso in occasione del rigore, sempre ai danni di Dumfries, se non erro, che poi Arnautovic ha sbagliato. Quello era secondo giallo tutta la vita. Era espulsione, l'ha detto anche Sandro Piccinini. Quindi lo dico subito prima che mi dimentico, come ho fatto in occasione di Inter-Roma, e qualcuno di voi me l'ha scritto sotto nei commenti: ma di Cristante che andava espulso non ne hai parlato? Sì, ci poteva stare l'espulsione di Cristante, è vero. Però, ragazzi, non è che uno può ricordarsi tutto quando parla di una partita. Tanto chi mi conosce lo sa, sono abbastanza sportivo e se c'è un episodio chiaro, netto, lo ammetto. E quindi oggi voglio esordire in questo video dicendo queste frasi, però adesso vi voglio salutare. Un benvenuto a tutti dal vostro Enrico Caffarelli, che vi ringrazia per i like e per le iscrizioni che state effettuando a questo canale e al mio secondo canale, Caffarelli Solo Calcio. Se vuoi iscriverti, ti lascio qua sotto il link in descrizione, come i miei profili social TikTok e Instagram. Devo dire, mi aspettavo uno Young Boys non così in palla. Non lo so se per demerito dell'Inter oppure perché questi svizzeri oggi stanno a 2000. Soprattutto nel primo tempo hanno effettuato una partita al di sopra delle aspettative, per quanto, insomma, credevo potesse dar fastidio all'Inter. Sapevo che tutte le partite sono difficili, soprattutto in Champions League. Non esistono squadre materasso. Vedi lo Stoccarda ieri contro la Juventus, decima in classifica in Bundesliga, se non erro. Ieri ha letteralmente surclassato la Juventus 1-0, risultato anche bugiardo. Quindi lo so che in Champions League non c'è nulla di facile. E poi ve lo dice uno che con la sua Roma ha perso contro i falegnami dell'IKEA in Svezia, con l'Esborg, neanche mi ricordo come si chiamano, 1-0. Quindi non esistono partite facili. Però, sinceramente, il blasone dell'Inter oggi vedevo, insomma, una partita che non con tutte queste difficoltà, a parte, come ho detto all'inizio, che c'erano. Eccolo, davanti ancora l'Inter. Che si è mangiato Zielinski. Ovviamente l'Inter poteva vincerla senza ombra di dubbio, leva un calciatore a questi Young Boys, oppure segna il gol del rigore, che Arnautovic era molto dispiaciuto, si è visto in panchina, era giù di morale perché era il gol della vittoria. L'Inter secondo me avrebbe fatto anche il secondo gol in contropiede, perché lo Young Boys si sarebbe ulteriormente scoperto. È vero che ha preso anche un palo, lo Young Boys. E quindi 4 minuti di recupero. Difficoltà per l'Inter, perché questa squadra menano, menano, menano. Hanno fatto 200.000 falli, perché stanno sul pezzo, sanno di affrontare una delle squadre più forti della Champions League e quindi ci hanno messo cattiveria agonistica. Ci hanno messo tenacia, ci hanno messo voglia, quello che io vorrei facesse la mia Roma, e invece purtroppo ancora non si vedono i risultati. Speriamo da domani contro la Dinamo Kiev. Devo dire, non avrei tolto Taremi, mi stava piacendo tantissimo la giocata più bella della partita è stata la sua, quando ha dato di tacco quella palla a Bissek che ha tirato in bocca al portiere, poteva passarla a Frattesi se non erro, ed era gol. Sta andando ancora avanti nell'Inter alla ricerca del gol della vittoria.
Certo, pareggiare con lo Young Boys, anche se stai fuori casa. Ho visto un tocco di mano io dello Young Boys, vabbè, forse è una mia svista. Dicevo, non è una delle squadre più forti del girone, no? E quindi magari anche stando fuori casa, prendere 3 punti sarebbe stato un tocca sana. Ancora non è finita la partita, mancano 2 minuti, quindi vedremo se non sarà così. Certo, alla fine un punto, non lo so, me lo devono dire gli interisti se per loro va bene o non va bene, scrivessero qua sotto. Però per quello che ho visto io, l'Inter, ho visto un Inter decisamente migliore in altre partite, questo posso senza dubbio dirlo. Sarà stata la prepotenza fisica degli svizzeri. Gol! Thuram, incredibile! Thuram, è sempre Thuram. Che gol da cecchino! Meritatamente, sì. Anche se non mi rimangio le frasi che ho detto, ho visto un Inter molto, molto più determinata e più bella da vedere in altre partite, però devo dire che la vittoria è sicuramente meritata. Ha ragione Piccinini. Perché? Perché quando entra questo in campo, ragazzi, non ce n'è per nessuno. Non ce n'è per nessuno. Thuram, Lautaro Tacchetto, cross e imbucata di Thuram. Ragazzi, vedete quando giocano i titolari, anche se Taremi era stato uno dei migliori in campo secondo me, però quando entrano i tenori, quando entrano questi calciatori che fanno la storia del calcio, del pallone, gli è passata proprio sotto la mano del portiere. E direi più che giusto, perché come ho detto all'inizio, quelle due espulsioni e il rigore, anche se non ho visto un Inter stratosferica, lo ripeto ancora, ma questo non vuol dire che non merita la vittoria assolutamente. Infatti sto dicendo che i 3 punti alla fine se li sta prendendo con tutto il merito possibile. E ragazzi, adesso sto pensando ai tifosi interisti che avranno sicuramente esultato a dismisura. Un gol all'ultimo è una goduria incredibile, posso capirlo, anche, insomma, ultimamente non posso capirlo perché la mia Roma non segna né al primo minuto né all'ultimo né in mezzo, non segna mai, no? E invece vedete Inzaghi adesso, buono 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 sta dicendo. Thuram, ragazzi, che giocatore Thuram, qualcosa di impressionante. Pensare che l'hanno pagato 2 soldi, non so, ma neanche mi sa parametro zero, non lo so, è stato l'affare del secolo Thuram, e quindi si dimostra uno dei migliori calciatori di livello internazionale. Parlano tutti questi Mbappé, Haaland e compagnia cantando, io ci metto anche Thuram. Thuram potrebbe essere potrà essere il crack del futuro europeo, del calcio internazionale, perché se continua di questo passo stiamo parlando di uno dei più forti interpreti del suo ruolo. Lautaro, vicinissima al secondo gol l'Inter con Lautaro, sempre è finita. L'Inter vince meritatamente, anche se ha avuto difficoltà contro questo Young Boys, hanno preso un sacco di botte e quindi si prendono questi 3 punti fondamentali per la Champions League e per il girone. Un tuo commento qua sotto, cosa ne pensi, oltre che un bel like e una iscrizione al canale. Buonanotte a tutti da Enrico Caffarelli.